Buon compleanno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un film che è piaciuto veramente tanto a molti utenti sulla piattaforma Netflix. Sto parlando di Apostolo, ma prima mettete un bel mi piace così sulla fiducia e un'iscrizione ed ora possiamo anche iniziare. Questo devo ammettere che è un film strano, lo ammetto, strano ma molto ben fatto. Cioè ragazzi, è stato strepitoso, scioccante. In questo film c'è veramente dello splatter e soprattutto ci sono delle torture molto interessanti per gli amanti del genere. Il film si apre con una trama elementare e via via la trama si fa un pochino più sfaccettata, più complicata, divenendo quasi un pochino vagamente esoterica. Il fratello va a cercare la sorella che è stata presa da una setta che vive su un'isola. Siamo nei primi del Novecento e lui, appena arrivato, si infiltra in questa comunità bigotta dominata da un apostolo e dalla sua religione, che non ha niente a che vedere con la religione cristiana. Ammettiamo che spesso Netflix nei film, e io l'ho sempre detto, li fa abbastanza scadenti, soprattutto le produzioni originali, proprio perché non ne fa uscire continuamente e prima o poi le idee finiscono. Anche se io appena lessi il titolo subito mi sono detto sarà un film basato sulla religione di serie B e io ho iniziato a vederlo con scarse aspettative. L'intera storia gira intorno al tema della natura e della sua relazione con l'uomo, cioè quanto l'uomo crede di riuscire a dominarla, di riuscire insomma a metterla in catene per aiutarlo a prosperare. L'uomo pensa di sapere quale sia il bene per la terra che gli offre la vita, ma non fa altro che danneggiarla, dandole in cambio il sangue. Letteralmente dandogli il sangue. Questa è una metafora veramente forte che dobbiamo cogliere subito al volo. È praticamente un'allegoria per nulla velata su come il genere umano stia rovinando effettivamente il pianeta in cui anche io vivo, sfruttando la natura senza chiederle il permesso. La stiamo praticamente distruggendo e il regista vuole praticamente parlare appunto di questo. Quindi il film non è altro che una critica sociale allo sfruttamento della natura e all'avidità dell'uomo, ma mascherato da film horror. Questo è uno dei pochi infatti horror odierni che riesce a incutere timore e mettere paura senza ricorrere a ormai questa infinita serie di jump scare che io odio, perché alla fine sono forzati per far paura e sono fini a se stessi la maggior parte delle volte. Il fiore all'occhiello però rimane la fotografia. È graffiante, grezza, fredda. Comunque il titolo Apostolo secondo me può significare due cose. Apostolo significa inviato, quindi potrebbe essere il protagonista che è stato inviato per salvare la sorella, oppure il leader del gruppo pagano che si rende apostolo del dio che dà a quella terra la ricchezza. Il più grande pregio di questo film quindi è quello di saper creare delle atmosfere realmente inquietanti e anche molto spaventose. Lo spettatore è consapevole che il pericolo è in agguato, riesce a vederlo negli sguardi degli abitanti dell'isola e tutto ciò viene sussurrato e mai detto apertamente, ma il timore è tangibile, si sente. La tensione cresce in maniera progressiva e costante durante tutto il film, in cui una serie di eventi ci portano a sospettare di chiunque e ad immaginare chissà quali oscure presenze nascoste. Detto questo, Apostolo è decisamente un buon prodotto, è ambizioso, affascinante, sembra che Netflix con gli horror vada decisamente meglio. Infatti ho finito anche Hill House ed è una delle serie horror più belle di sempre. Ma questa è un'altra storia, faremo un video a parte. Il finale poi è la ciliegina sulla torta. Per chi lo avesse visto può continuare il video, altrimenti vi consiglio di spegnere. Allora, lui nel finale finisce per diventare il nuovo dio dell'isola, pronto quindi per la sua ricostruzione, per diventare tutt'uno con la terra, ma forse è quello che è successo con la scorsa persona diventata anch'essa dio, e quindi qualcosa che va in maniera ciclica, continua e infinita. Tutto si ripeterà e il male sulla terra non avrà mai fine. Brividi, brividi. Ok ragazzi, se questa recensione vi è piaciuta mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi. Lo so che è corta ma non mi va di fare recensioni di 30-40 minuti alla Victor Sludge, perché c'è gente molto più competente di me. Io sintetizzo e spiego un po' se questo film può essere godibile o meno. Insomma ragazzi, mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao.